ragazzi, io sono Jesus e oggi si riprende con La Corona di Ghiaccio, un'avventura per Hearthstone. Sì, l'ho detto come la Lega degli Esploratori, ma vabbè, lasciamo stare. Nella seconda ala, primo boss, Regina del Sangue e Lanatel. Potere eroe fa 3, a qualsiasi cosa mia voglia, e poi furto vitale. Lo stesso che ha il Cavaliere della Morte, Gul'dan. Il fatto è che lei parte con questo potere eroe. Allora, qual è la sua peculiarità? Che ci cambia il nostro potere eroe. Il nostro potere eroe fin dal, in realtà, secondo turno, nel senso che il primo turno è nostro, poi tocca a lei. Dal suo turno ci cambia il potere eroe e ce lo fa diventare morso vampirico, una cosa di questo tipo, non ricordo esattamente. Sta di fatto che noi siamo obbligati a mordere, tra virgolette, un servitore, fornendogli +2/+2. Il fatto è questo, se noi riusciamo a buttare giù un servitore il primo turno, possiamo mordere uno dei nostri, altrimenti siamo costretti a mordere uno dei suoi. Mordere uno dei suoi vuol dire che lei ha giù degli 0-10 in campo, vuol dire che diventano dei 2-12. E tirar giù un 2-12, veramente, io non ne ho la mia voglia. Quindi, dopo svariati tentativi per capire l'eroe migliore, fidatevi, non fate passare un po', ho tentato di cambiarmi il potere eroe o cose di questo tipo, mi sono detto, calma, perché devo cambiare il potere eroe? Posso sfruttarlo. Posso sfruttarlo facendo un fantastico druido. Un druido aggro, di quelli che ultimamente se ne vedono a bizzeffe. Nella scorsa classificata, effettivamente, in questa già di meno, abbiamo imparato a tankarli bene. Adesso il Jade è il prossimo problema da risolvere, ma vabbè, andiamo avanti. Il druido che stiamo andando a fare è molto molto semplice e non chiede neanche troppo carte, ma io, visto che sono una brava persona, ho deciso di farne un'altra versione che è più o meno la stessa cosa, a parte qualche impedimento in più, che ha solo comuni e comuni di buste, cioè neanche delle avventure. Quindi non dovete shoppare assolutamente niente, a parte alcune buste, ragazzi, delle espansioni. Non ho fatto solo di classiche, ma ho fatto un po' di espansioni varie. Set però recenti, quindi da dei antichi fino a noi. Ok. Il primo druid, che è quello un attimino più costoso, se così possiamo dire, ovviamente ha due innervazioni per facilitarci a mettere giù i servitori, che sono Corvo Incartato, Corvo Incantato, che viene da Karazhan, Guardia d'Argento, Lucciola di Fuoco, che ci permette di mettere in mano un'altra lucciola, quindi poi di buttarla giù, e Scheggia Glaciale, perché quando ho giocato io la prima volta non sapevo cosa mi avrebbe tirato giù l'Ate. Poi cos'altro? Due oracoli di luce fredda per pescare e due volatili malvagi, perché sappiamo tutti che se riusciamo ad andare face contro l'Anatel, quei cosi lì sono fortissimi. Cos'altro per potenziarli? Ovviamente per potenziare abbiamo Marchio del Loto, il marchio di Yishari con le bestie e il potere della natura. Inoltre abbiamo anche Ruggito Selvaggio per concludere. Altre carte che ho pensato di mettere dentro, una naturalizzazione, solo una, per eventuali casi, una nutrizione, due spazzate per concludere sempre e due rabbie ferine per concludere o per farci armatura. Io sarei tendenzialmente direi concludere, nel senso che sono comunque più 4 attacco quella cosa lì, e non è male. Invece l'altro tipo di aggro, quindi cosa dobbiamo fare semplicemente noi? Spammare i servitori dal primo turno, potenziarci i nostri servitori e non i suoi avversari e andare così a vincere. L'altro druido invece è, l'ho chiamato per l'appunto Chip Druid, perché non ha dentro nessuna rara, sono solo vincolate o comuni di tutte le di tutti i set non selvaggi. Ok? Quindi ho messo dentro due fuochi fatui. I fuochi fatui sono una buona idea anche da mettere nell'altro mazzo, perché comunque sono uno zero che possiamo giocare subito. Due innervazioni, ovviamente. Il coltivatore miserabile è stato un'aggiunta di questo mazzo qua, perché mi sono detto, ehi, se noi riusciamo a potenziare una cosa che quando attacca comunque fa due danni all'eroe nemico, non è male. Drago Falco giovane, perché è una bestia da furia del vento, una guardiana d'argento, lucciola di fuoco, ovviamente i nostri marchi del loto per potenziare, Scheggia Glaciale perché mi ci sono trovato bene, l'ingegnere novizia perché abbiamo pochi metodi per pescare, marchio di Shari da fare su una bestia per pescare assolutamente, Meta Lupo Alfa perché potenziamo i servitori adiacenti, Potere della Natura ovviamente per potenziarci, L'Accolito è un altro modo per pescare, due gufi Becco Fronte per silenziare e un Ruggito Selvaggio per concludere. Questo qua ha più servitori,
potete fare tutte le modifiche che volete, magari al posto di un gufo becco forte aggiungere le spazzate, al posto di un metalupo alfa, di un accolito, di qualsiasi altra cosa potete aggiungere magari altri metodi per concludere. Ragazzi, io adesso andrò a provare i mazzi e probabilmente li state vedendo in questo istante, io li sto provando, probabilmente farò vedere anche come si vince con un mazzo di questo tipo. Non è assolutamente impossibile controllare Anatel, anzi è molto 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 facile. Ok ragazzi, saluto Matteo Briccolani che mi ha scritto se avrei fatto altri di questi video. La risposta è ovviamente sì dal video che stai guardando, anzi mi fa molto piacere che il primo video sia andato così bene, perché questi mazzi li ho creati io, ci ho pensato io, cioè ho pensato io la strategia da adottare, non ci volevo un genio, assolutamente no, però sono modi di vedere la cosa. Uno può avere una maniera, uno può avere un'altra maniera. Per chi non lo sapesse, ho anche un canale Twitch su cui faccio Hearthstone a volte, ultimamente no perché sono stato molto impegnato, ma magari qualche run in classificata, cose di questo tipo in arena magari tornerò a farle, non si sa mai, il link ovviamente è in descrizione. Ragazzi, se volete altri mazzi da usare contro i boss dell'avventura, tra parentesi sto lavorando sul putricidio che è veramente veramente difficile da fare, nel senso che ovviamente io ho provato con un Taunt Warrior e ce l'ho fatta alla grande, ma sto cercando un modo per vincere in modo poco costoso, per l'appunto è quello che si cerca di fare, per aiutare un po' anche lei. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, vi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video, probabilmente su Contro Putricidio, forse sarò già riuscito a trovare una strategia per domani, quindi bella ragazzi.